Buongiorno a tutti cari tuvini, ribenvenuti sul nostro canale, io sono Ran e oggi vi parlerò di un argomento leggermente diverso dal solito. Infatti su questo canale parliamo principalmente di manga, fumetti giapponesi, ma dal momento che io e Sanji-kun siamo stati recentemente a vedere la mostra della DC Comics che c'è qui a Londra in questi mesi, oggi voglio parlarvi proprio di questa mostra, quindi fumetti americani per oggi, non manga giapponesi. Il vero fan in realtà è Sanji-kun, lui e la sua fissa per Batman, però io sono più che per i comics, sono più per i film che stanno rifacendo in questi anni dei supereroi, diciamo, sia Marvel che DC. E, però questa mostra mi è piaciuta tantissimo, quindi se abitate a Londra o se verrete a Londra nei prossimi mesi e siete fan della DC Comics, io vi consiglio assolutamente di andarla a vedere perché è stata una mostra bellissima. Adesso anche la maglietta tema, non so se si era notato. E se vi servono informazioni su come comprare i biglietti online o altre cose, scrivetemi pure un messaggio sotto al video, lasciatemi un commento che vi mando tutti i link utili e necessari. In realtà dentro non ho girato video, mi sono concentrata più sullo scattare foto e sul godermi la mostra. E poi non abbiamo preso troppa roba allo shop perché costava tanto. Sanji-kun si è preso questo magnifico magnete dell'Arkham Asylum da appiccicare sul nostro frigo. Poi Sanji-kun ha voluto prendere questa bellissima tazza che è una di quelle che cambiano mettendo il liquido caldo all'interno. Adesso, bollitore, vi faccio vedere in diretta. Perché c'è sia da un lato sto parendo Batman, lo vedete? E anche scatta anche dall'altra. Batman appare dalle ombre. Quindi questa magnifica tazza. Anche i fulmini. Bene, dopo questa dimostrazione dal vivo. E poi questo è stato un acquisto superbo, praticamente è l'artbook della mostra ed è bellissimo. Vi faccio magari vedere qualche tavola da questo, ma dopo di ciò diciamo che mi concentrerò di più sul mostrarvi una carrellata di alcune foto che ho fatto. Vabbè, qua non si vede neanche una cippa. Beh, ci sono alcune cose come questa, tipo le prime tavole di fumetto, le tavole di fumetto originali, vecchie come Cucco, e molto belle. Poi ci sono foto e artwork dei costumi originali dei film, quelli che hanno indossato gli attori, stupendi. Questo artbook è magnifico, infatti è costato un po' di soldini ma li vale tutti. Costumi di tutti i tempi. E anche tavole magnifiche tipo questa. O anche vabbè. Sì, questo è magnifico anche. Ecco, anche tipo questa pagina qua. Sono veramente magnifici. E anche questo, guardate, questo che bello. E questa era una possibile versione di Harley Quinn di Suicide Squad. Ma insomma, questo magnifico artbook direi è l'acquisto migliore che ci siamo portati a casa. Vedere questo. Bella. Anche questo dal film di Wonder Woman.
insomma, acquisto preferito. E adesso concentriamoci sulla carrellata di foto, e siccome sono una capra a fare video non ci sarà la mia voce che parla, ma ci saranno sottotitoli dove necessario.
Queste erano alcune foto che ho scelto perché tutte erano troppe da mostrarvi. La mostra in generale mi è piaciuta davvero tanto e è stato molto interessante vedere tutta la storia dei fumetti a partire dalle prime tavole, come venivano fatte, e poi fino ad arrivare ai film, alle reinterpretazioni che hanno oggi questi personaggi nei film della DC. E soprattutto è stato tanto interessante vedere i costumi, il lavoro che c'è dietro alla loro realizzazione, tutte le persone che ci hanno lavorato sopra, le idee che hanno avuto, e ancora di più gli artwork e i concept art. Mi sono piaciuti da morire, veramente. Credo che siano stati la mia parte preferita di tutta la mostra. Ripeto, la mostra è stata bellissima, un'esperienza fantastica, e se siete interessati alla mostra, ad andare a vederla, se ne avete la possibilità, scrivetemi nei commenti, vi do tutte le informazioni necessarie. Spero che il video alternativo vi sia piaciuto, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao 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 ciao!